Salutiamo gli amici di MM Arena, inauguriamo questa rubrica di video didattici, parleremo di come reggere i PAO, i colpitori, nell'allenamento per la Muay Thai, ma anche estendibile anche per le MMA, per la kickboxing. Ok, allora abbiamo una coppia di PAO misura medio-piccola, un cinturone, attrezzatura indispensabile per poter lavorare. Analizziamo con l'aiuto di Mariano gli errori fondamentalmente di base da evitare. Quando reggiamo i colpitori non teniamo una posizione troppo larga delle mani, ok? Altrimenti non diamo al nostro allievo l'attitudine a colpire il bersaglio pieno, quindi questo è sbagliato, ok? Troppo distante dal volto, fai già diretta. Questo invece è la posizione corretta, teniamo una posizione come se fossimo in guardia, più vicino possibile al volto, braccia corte, se io lo distanzio lui si abituerà a colpire lontano, ok? Quindi siamo vicini e gli diamo il giusto bersaglio, la giusta distanza. Vicino al volto, io quando gli metto i colpi, sposto la mia testa, okay? Lui dovrebbe colpirmi in faccia qui, io metto il palo, il colpitore, sposto la testa, ok? Uno, due, lo faccio due volte. Do il contraccolpo, riesco a fargli lavorare anche la forza così. Non mi deve colpire a vuoto, quindi metti un jab, facci un po' di forza, non deve andare indietro, altrimenti rischio di farlo infortunare e non farà un allenamento efficace. Gli do il colpo, ok? Uno, due, evitando di allontanarmi dal bersaglio. Quindi, prima regola, stiamo in guardia, posizione realistica, contraccolpo. Questo è il primo video, ce ne saranno molti altri, ringrazio di nuovo MM Arena che ci concede la possibilità di questi video didattici e ringrazio personalmente il mio amico Mino di Bruiser per la fornitura dell'ottimo materiale. Grazie.